Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Chan Italy. Adesso mi trovo di nuovo a casa di mio padre perché oggi ci prepara una buonissima ricetta e semplicissima pure, cioè le uova al tè. Le uova al tè è una ricetta tradizionale cinese che di solito queste uova vengono prima cotte e poi marinate e stufate in un brodo con il tè e altre spezie per un'ora e mezza o 2 ore. E questo uovo di tè si può mangiare sia come snack anche durante la colazione. Che ne dite? Vediamo subito che cosa ha preparato. Gli ingredienti fondamentali per fare 14 uova al tè servono 14 uova sode, raffreddate, vanno benissimo anche se i gusci rompono durante la cottura. 6 foglie di alloro, 2 pezzi di anice stellato, 1 cucchiaio di pepe di Sichuan, 2 cucchiai di tè nero o verde a foglie. E poi ci serve anche questo pacchetto, è un misto di spezie che si chiama 13 profumi. Come primo passo dobbiamo rompere i gusci delle uova intere. In questo metodo le uova assorbiscono molto meglio il sapore durante la cottura. Ecco, questo dovrebbe essere il risultato. Eccoci qua, abbiamo messo tutte le uova in una pentola. Prepariamo il nostro sacchettino per spezie. Mio padre aveva cucito questo sacchettino con il panno per formaggio. Il colore del sacchettino è ormai già scuro perché lo avevo già utilizzato per un sacco di volte. Abbiamo già messo dentro del tè e delle foglie di alloro. E adesso ci mettiamo dentro anche le pepe di Sichuan. Ma attenzione, non ci mettiamo dentro il mix di 13 spezie, perché quello è in polvere. Prendiamo lo spago e chiudiamo bene il sacchettino. Una volta chiuso bene il sacchettino, lo mettiamo nella pentola. Siamo pronti per la cottura. Ci versiamo circa 1,5 litri di acqua fredda nella pentola. E ci versiamo anche circa 4 cucchiai di vino di riso. 2 cucchiaini di sale fino. 3 cucchiaini di zucchero bianco. 1 cucchiaino di pepe bianco. E un po' di misto di 13 profumi. Ci aggiungiamo anche 5 cucchiai di salsa di soia chiara. Chiudiamo le uova con il coperchio e le portiamo alla ebollizione. Vediamo, questa non è ancora una buona ebollizione. Quindi le dobbiamo aspettare ancora un po'. E questo sì, è proprio una buonissima ebollizione. Wow, sento un sacco di profumo. A questo punto dobbiamo abbassare la fiamma dal fuoco vivace al minimal e lasciamo cuocere tutto per almeno 2 ore. Vediamo come sta andando. Bene, siamo a un buon punto. Annusando questi buonissimi profumi, per me 2 ore dura troppo, mi sa. Quando c'è tanto da mangiare, io sono molto paziente e dopo tanto tempo di attesa, finalmente abbiamo qui le uova al tè. Avete visto? Ah, c'è un profumo buonissimo. Veramente buono. Proviamo. Deve sbucciare e sbucciare come fosse un uovo sodo. È uguale.
Guardate, se non avete mai assaggiato potete pensare che questo forse è una cosa strana, no? L'uovo è tutta nera, però vi assicuro è veramente buonissima. Eccoci qui, assaggiamo. Le uova cotte in questa maniera ha assorbito molto bene tutti i sapori delle spezie, anche della salsa di soia. È buonissima. Taucela. In caso se per voi il sapore non è abbastanza, potete comunque attingere le uova dentro al sugo, come faccio io adesso. Così voglio attingere un po'. Buona. Se avete preparato tante uova come noi stavolta, potete conservare le uova dentro il frigorifero, dura pure fino ad una settimana. Quando volete mangiare potete riscaldarle oppure le mangiate a freddo, è buono lo stesso. Ragazzi, grazie mille per i vostri tempi oggi, se vi piacciono i miei video potete condividere questo video con i vostri amici e se avete qualsiasi domanda commentate qui sotto. E noi ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video e una nuova ricetta. Grazie mille, ciao ciao, ciao, ciao. 再见。